che quest'anno per l'8 marzo tutti i musei e i luoghi della cultura statali apriranno le loro porte gratuitamente alle donne. Una giornata di festa che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, guidato da Dario Franceschini, celebra insieme alle aperture gratuite con un'apposita campagna di comunicazione social e una galleria di donne eccezionali la cui fama ha attraversato i secoli anche grazie all'arte e alla cultura. In Campania, i siti archeologici di Pompei, Ercolano, Oplontis, Bosco Reale e Stabie apriranno le porte gratuitamente alle donne. All'ingresso principale degli scavi di Ercolano, i volontari della Proloco Ercolanum distribuiranno mimose a tutte le donne che si recheranno al sito. A Pompei oggi sarà visitabile in via eccezionale la Casa della Venere in Bikini, dove viene collocata l'omonima statua. Subito dopo, informa la soprintendenza, saranno avviati i lavori per la messa in sicurezza della Regione S1 e 2, che previsti dal grande progetto Pompei comprenderanno anche la Domus e ne consentiranno l'apertura al pubblico. Anche il museo archeologico virtuale a Ercolano, in occasione dell'8 marzo, consente la visita gratuita a tutte le donne. Il percorso virtuale interattivo condurrà il visitatore nelle antiche città di Pompei ed Ercolano prima che venissero distrutte dall'eruzione del 79 d.C.